Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Nello scorso video vi abbiamo mostrato come facciamo la spesa per la settimana al mercato con circa 15 euro. Se vi siete persi quel video potete riguardarlo sul nostro canale cliccando qua sopra. Nel video di oggi vi mostreremo quali sono gli alimenti che non mancano mai nella nostra dispensa e che secondo noi non dovrebbero mai mancare nella vostra. E in più vi mostreremo una buonissima ricetta, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. Ovviamente nella nostra dispensa ci sono anche altri tipi di alimenti, non solo 8, altrimenti non sopravviveremmo. In un futuro video vi faremo vedere tutto ciò che c'è nella nostra dispensa, così vi fate un'idea completa. Ma per ora passiamo a cose serie e andiamo a vedere quali sono questi 8 alimenti misteriosi. Il primo alimento che non manca mai nella nostra dispensa è la farina di legumi, in particolare quella di ceci, perché si presta benissimo per tante ricette come pasta fresca, crackers oppure torte salate. Il secondo alimento è il riso, un alimento altrettanto versatile, si cucina in fretta e si possono preparare tanti piatti gustosi con pochi ingredienti, come la ricetta che vi faremo vedere più avanti nel video. Il terzo alimento è la famosissima quinoa, buonissima nelle insalate, polpette, zuppe, ma anche in ricette dolci, come biscotti o torte, per esempio la torta di quinoa e carrube che potete trovare sul nostro sito. Quarto alimento, la pasta di legumi, in questo caso di piselli. Quando siamo di fretta o non abbiamo tempo per cucinare qualcosa di più impegnativo, un piatto di pasta è sempre gradito. Il quinto alimento è il caffè di cicoria, che solitamente beviamo al mattino a colazione per sostituire il caffè normale. Sesto alimento, i semi oleosi. Non mancano mai nella nostra dispensa, sono ottimi da sgranocchiare oppure da arricchire pani o crackers. Il prossimo alimento è il latte vegetale, di mandorle o di soia. Spesso lo prepariamo in casa oppure lo acquistiamo. Si presta benissimo per tutto. L'ultimo ingrediente è la cuticola di psiglio, un addensante naturale che utilizziamo nei pani e nelle piadine per migliorarne la consistenza. La ricetta che vi proponiamo oggi invece sono delle crocchette di riso e spinaci, gustosissime, che si preparano in pochi passi e con ingredienti economici. Per realizzarle ho tagliato finemente una cipolla e l'ho fatta appassire in una casseruola con un velo d'olio e mezzo bicchiere d'acqua. L'ho fatta appassire per un paio di minuti, dopodiché ho aggiunto 170 g di riso basmati dopo averlo sciacquato. Ho fatto insaporire anche il riso per un paio di minuti e poi ho aggiunto 500 ml di acqua. Ho aggiunto anche del sale e ho cotto il tutto a fuoco medio fino a quando il riso non ha assorbito tutta l'acqua. Separatamente, in una padella capiente, ho aggiunto 500 g di spinaci freschi, circa mezzo bicchiere d'acqua, e li ho fatti ammorbidire per pochi minuti, dopodiché li ho fatti raffreddare. Nel frattempo, in un frullatore, ho aggiunto 4 gallette di riso e le ho frullate finemente per ottenere un simil pan grattato che utilizzerò per le crocchette. A questo punto ho ripreso gli spinaci che avevo riposto in un colino per eliminare il liquido in eccesso e anche il riso che nel frattempo si è raffreddato. Ho aggiunto gli spinaci nel frullatore, insieme alla metà del riso cotto, del sale e 2 cucchiai di olio di semi di girasole. Ho frullato il tutto per pochi secondi, fino ad ottenere un composto appiccicoso. Dopodiché ho unito il composto ottenuto insieme al riso rimanente e ho mescolato il tutto. Con le mani oliate ho creato 25 crocchette della dimensione di una noce. Le ho passate nel pan grattato di riso e le ho distribuite su una teglia ricoperta con carta da forno. Le ho cotte nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti. Una volta sfornate, risulteranno ancora morbide, infatti dovrai farle raffreddare completamente prima di gustarle. Ecco le nostre crocchette, sono pronte per essere gustate. Sì.
Se questo video ti è piaciuto, scrivici qui sotto nei commenti. Siamo curiosissimi di sapere quali sono gli alimenti che non mancano mai nella tua dispensa. Ricordati anche di iscriverti al nostro canale, in questo modo non ti perderai nessuna delle nostre ricette che pubblicheremo ogni mercoledì. Ragazzi, per oggi è tutto, grazie per aver guardato questo video. DNA vi salutano, alla prossima! Ciao! Ciao!